Abbiamo iniziato con, siamo partiti dalle persone ascoltando i loro bisogni e siamo partiti quindi dal welfare nel 2013 per poi estendere l'attività nel corso del tempo verso la famiglia e verso la persona. Quindi abbiamo raddoppiato il congedo di paternità, portandolo da 10 a 20 giorni per ogni singolo dipendente e inserendo il bonus bebè, quindi un bonus economico stabile di 6.000 euro per ogni nuovo bambino, quindi 3.000 euro alla nascita, 2.000 al primo anno e 1.000 al secondo. Queste sono solo alcune delle iniziative diciamo principali del piano welfare integrato di San Marco Group. Direi due vantaggi concreti. E la prima è la soddisfazione del dipendente, quindi ogni anno facciamo delle survey sul clima aziendale per capire come le persone stanno in San Marco Group, nelle varie sfere, e quindi questi sono gli indicatori tangibili su cui noi stiamo lavorando con le iniziative anche welfare. E le risposte sono appunto estremamente diciamo in crescita e quindi sono elementi di motivazione nel continuare verso per questo percorso. Il secondo elemento è legato alla retention delle persone, quindi al turnover delle persone, dove il nostro indicatore è sì aumentato negli ultimi 3 anni, però in maniera nettamente inferiore rispetto al benchmark di riferimento. Quindi significa che quello che noi stiamo facendo viene apprezzato e le persone stanno bene e cercano di lavoro fuori dall'azienda meno rispetto ad altre aziende nel nostro stesso settore. Quindi due KPI molto concreti. Io partirei sicuramente dal proprio DNA, nel senso che ogni imprenditore, ogni azienda, ogni management ha già dentro sé un proprio pensiero su questi aspetti e conosce molto bene l'azienda, quindi sicuramente da un pensiero critico dell'azienda. Partirei secondo dal dipendente, quindi a mio avviso questi focus group, questi survey, queste attenzioni verso i bisogni dei dipendenti servono tantissimo per capire anche com'è la popolazione aziendale, no? Perché ogni azienda, ogni settore è molto diverso e quindi questo è un secondo elemento su cui partire. E terzo, a mio avviso, vista la tematica nuova e complessa e visto che l'imprenditore o comunque il management ha tante sfide tutti i giorni da fare, il terzo consiglio è di individuare un partner, un consulente esterno, diciamo specializzato, che può accompagnare l'azienda a fare un percorso graduale senza diciamo passi non troppo lunghi e quindi diciamo qualcuno che ha già visto questi percorsi anche in altre realtà.